Mi ha colpito molto l'idea che ci fosse la necessità di dire la verità sul neoliberismo, riassumerlo, rielencarlo, perché. Tutti parlano di neoliberismo, tutti lo accusano di ogni nefandezza, nessuno ne dà una definizione. Questo è esattamente il problema. Per neoliberismo si intende molto spesso semplicemente lo status quo. Al contrario, una definizione corretta, appropriata di neoliberismo si riferisce a pochi episodi storici nel corso del secondo Novecento, nei quali lo Stato ha fatto un passetto indietro, lasciando un po' più di libertà agli attori economici, imprenditori e consumatori. Molto di meno di quanto noi di solito pensiamo ci sia. La globalizzazione è ovviamente un processo complesso, è un processo che ha più cause, non una causa soltanto. È un processo nel quale sicuramente gli scambi aumentano a livello internazionale, ma non necessariamente questo avviene attraverso, diciamo così, un disarmo unilaterale da parte dello Stato. Al contrario, la globalizzazione dei nostri tempi si basa su una sorta di mutua armonizzazione di regole e norme da parte dei partecipanti. Gli scambi aumentano, crescono, migliora la divisione internazionale, del lavoro, ma sicuramente non siamo in un mondo anarchico, come molto spesso ci viene lasciato intendere. Chi crede che la crescita economica dipenda dalla libertà dei birrai e dei fornai, dalla libertà delle persone comuni di cercare di fare ciò che desiderano e di poter acquistare ciò che desiderano, il neoliberismo, ovvero questi episodi storici nei quali lo Stato ha fatto un passettino indietro, è una buona cosa. Sono però episodi veramente molto, molto rari, purtroppo.